Buongiorno alle cooperatrici e ai cooperatori che sono collegati per vedere questo webinar organizzato dall'area studi LegaCoop. Come area studi abbiamo tentato all'interno della nostra organizzazione, la Lega delle Cooperative, di delimitare i perimetri di impatto delle conseguenze economiche di questa crisi, effettuando quindi focus che oggi verranno in parte richiamati. Primo fra tutti il settore del turismo e della cultura, che notoriamente ha ricevuto un impatto durissimo, per ovvie ragioni, che probabilmente non riuscirà a recuperare, anzi, che sicuramente non riuscirà a recuperare il tempo perso scivolerà anche sui mesi venturi. Il settore sanitario, socio-sanitario assistenziale, diciamo così, che a differenza del sanitario, inteso come filiera privata, diciamo così, ha avuto all'interno dei grandi chiaroscuri, perché ci sono attività che hanno continuato a lavorare, altre che non hanno continuato a lavorare, e anche qui c'è una forte sofferenza occupazionale. Il settore della logistica e dei trasporti, che ha permesso di reggere di reggere i consumi, di mantenere attive le filiere che dalla produzione attraverso la logistica e la distribuzione arrivano alla grande distribuzione e poi ai consumi degli italiani, senza quindi che l'impatto fosse oltremodo grave sui cittadini, in particolare nelle zone più esposte all'epidemia. Infine, il settore abitazione, che ha a che fare, per sua natura, diciamo così, col problema della casa. È di questi giorni il sondaggio che abbiamo effettuato. I mutui, gli affitti sono una preoccupazione ulteriore, come ha detto ieri il nostro presidente Mauro Lusetti alla stampa, sono una preoccupazione ulteriore per la metà delle famiglie italiane che già di preoccupazioni ne hanno, diciamo, in eccedenza. È un lavoro che naturalmente ha dei forti connotati statici, perché avviene sui bilanci depositati. E i bilanci depositati in questa fase sono sostanzialmente libri di storia, anche se ci dicono che cos'è il nostro movimento, cosa sono le nostre imprese, che dimensioni hanno e via dicendo. A questo quindi abbiamo affiancato un'attività più diciamo rapida del solito con i nostri partner di ricerca per attivare dal lato dell'analisi economica forme di monitoraggio dell'emergenza che matureranno, diciamo, nelle settimane a venire, ma soprattutto un'analisi precisa di come si ristruttureranno i settori e i comparti e le filiere produttive nel nostro paese nel momento in cui questa crisi alleggerirà la sua pressione, perché questo permetterà il riposizionamento delle nostre imprese e fortunatamente ci auguriamo siano molte le imprese che resisteranno a questa fase e quindi poi siano nelle condizioni e anche purtroppo nell'obbligo di ricollocarsi all'interno di queste filiere ristrutturate. E dall'altro versante, uno strumento di analisi dell'opinione pubblica con SVG per misurare le tendenze di fenomeni che riguardano molto da vicino le imprese cooperative e la società italiana. Ho citato prima la questione affitti, la questione lavoro. Ora stiamo sondando il passaggio dalla fase 1 alla fase 2. Tutto questo ci permette di avere in diretta, diciamo così, un monitoraggio non solamente dei fenomeni economici, ma anche dei fenomeni sociali e delle percezioni degli italiani, che in un momento come questo è molto importante seguire anche per trasformarli in rappresentanza, non solo degli interessi, quindi rappresentanza economica, ma anche rappresentanza sociale, perché la tenuta naturalmente sociale di un paese nella fase che stiamo attraversando non è assolutamente da dare per scontata. Darei subito la parola a Francesco Linguiti per la prima breve relazione relativa ai settori e ai segmenti di imprese da lui osservati. A seguire darei la parola ad Andrea Cori e poi dopo ai nostri due discussant. Buongiorno, e come ha detto Mattia, presentiamo alcuni studi che come ufficio abbiamo preparato e che servono per partire per delineare il perimetro delle cooperative non solo aderenti a LegaCoop, ma anche diciamo, nella loro totalità, quindi tutte le cooperative italiane,
per capire successivamente anche attraverso altri istituti di ricerca e di elaborazione dati come SVG e Prometeia cosa sta accadendo e cosa accadrà nell'emergenza coronavirus. E vedremo ad esempio, come ha anticipato Mattia, nell'abitazione, in una nota che verrà presentata, come i dati che abbiamo elaborato si intrecciano con quanto emerso dal sondaggio dell'osservatorio coronavirus SVG e Area Studi. Allora, la prima nota che presentiamo, il primo lavoro, è un breve studio che abbiamo preparato sulle cooperative con ricavi inferiori a 500.000 euro nell'ultimo anno di bilancio disponibile. Abbiamo scelto questa soglia dimensionale per mappare le imprese che probabilmente più delle altre si troveranno in difficoltà, visto che diciamo con i negozi chiusi, turismo e attività di intrattenimento, così come diversi altri settori che sono stati praticamente bloccati, non sono misure indolori e colpiranno soprattutto le attività più piccole, dove tra l'altro le tecnologie digitali, potenzialmente un potente alleato per produrre e continuare l'attività anche in questa situazione, sono meno presenti rispetto alle grandi e alle medie imprese. Allora, quindi abbiamo cercato di mappare all'interno delle piccolissime imprese quante sono le cooperative, non solo quella aderente a Lega Coop, ma nella loro totalità, e presenti nella nostra economia. Viene fuori che le cooperative attive con un bilancio significativo nell'ultimo anno disponibile sono oltre 39.000, per l'esattezza 39.165, con un fatturato totale di 4,7 miliardi, e queste rappresentano, rispetto al totale della cooperazione italiana, il 73% del numero delle cooperative italiane. Quindi stiamo parlando, da un punto di vista quantitativo, da un punto di vista di numero di imprese, di una quantità molto molto consistente. Chiaramente in termini di ricavi sono una parte abbastanza marginale come massa critica, visto che rappresentano il 4%, ma rappresentano tuttavia anche il 14% dell'occupazione totale. Sono riportati in tabella i principali dati, dai quali è possibile vedere anche una situazione pre-Covid, pre-crisi attuale, già di difficoltà complessiva, visto che registrano una perdita complessiva di oltre 125 milioni. Quelle aderenti a Lega Coop sono oltre 4.000, l'11% in termini di numerosità e il 12% in termini di fatturato prodotto. Da un punto di vista dimensionale all'interno di questa classe, abbiamo visto che circa il 15% di queste imprese sono imprese che praticamente non ha una produzione significativa, che è pari a zero, ed è in piccola parte attribuibile ad una recente costituzione, all'incirca per il 20%. Quindi esistono circa 6.500 imprese che, nonostante siano nate da diversi anni, non hanno un fatturato significativo. Però per tutta la parte rimanente, quindi stiamo parlando di circa 28.000 imprese, queste imprese sono equamente ripartite nella classe 0 100.000 euro, 100.000 euro, 500.000 euro. L'aspetto, uno degli aspetti più significativi che rappresenta una costante anche in altri studi settoriali prodotti, è che il numero maggiore di imprese si trova nel sud e nelle isole, in zone quindi più problematiche, e nel caso specifico si tratta poi anche di imprese che hanno, rispetto alle altre, un minor quota di fatturato e un minor livello di patrimonializzazione. Quindi il maggior numero di imprese si trova nelle aree territoriali più problematiche, ma si tratta di imprese più fragili rispetto alle altre. Per quanto riguarda le cooperative oggetto della ricerca, queste con ricavi inferiori a 500.000 euro, le non aderenti, quindi a Lega Coop, quindi la maggior parte, per il 53% sono collocate nel sud e nelle isole del paese, mentre quelle aderenti a Lega Coop sono il 43%, collocate nelle stesse aree territoriali, che presentano quindi una distribuzione un po' più omogenea. Per quanto riguarda un altro aspetto
interessante è la ripartizione settoriale che noi abbiamo fatto riclassificando le cooperative per settori, per codice Ateco. La maggior quota di cooperative è presente nel macro comparto dei servizi, macro comparto dei servizi che va dal trasporto al magazzinaggio e comprende tutti questi sopra fino ad arrivare alle altre attività, del quale sono racchiusi il 66% del numero, il 68% dei ricavi, il 73% dell'occupazione. Chiaramente all'interno di questi comparti ce ne sono alcuni che di più di altri sono e saranno coinvolti nella crisi. Mi viene in mente ciò che attiene al turismo, che è classificato comunque all'interno di questo macro comparto noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, in cui comunque c'è anche una quota di servizi di pulizie, che sono attività che si sono bloccate, tutto ciò che è nell'attività artistica e sportiva di intrattenimento e divertimento. Una buona quota è presente anche nella sanità assistenza sociale, come ha detto anche Mattia, in cui c'è tutta una parte che fa capo alla cooperazione sociale che in questi periodi si è completamente bloccata. E quindi, diciamo, io vado molto veloce, per farla breve, di più o di meno, qui sono elencati, abbiamo individuato quelli che sono i comparti in cui la crisi si farà sentire di più. Questa è la ripartizione delle cooperative Lega, che non è molto diversa, è molto simile a quella che avviene per le cooperative non aderenti. Andrei avanti e passerei alla seconda nota che vi presentiamo, che riguarda il settore dell'abitazione. Il settore dell'abitazione, che è un settore, noi sappiamo, già in crisi, lasciando perdere quello che sta accadendo in questi mesi, è un settore che già sta in crisi da diversi anni. E, considerando l'emergenza coronavirus, la situazione è molto più aggravata e come testimoniato dal recente rapporto Nomisma per quanto riguarda l'osservatorio del mercato residenziale. Loro hanno stimato che a causa dell'attuale emergenza si venderanno nel 2020 oltre 120.000 case in meno rispetto alle attese. I prezzi delle abitazioni saranno in calo tra l'1,3% e il 4% nel biennio 2020-2021 e il mercato residenziale nei prossimi anni avrà una perdita stimata tra i 54 e i 113 miliardi di fatturato. Oltre a questi dati si aggiungono quello che avevo anticipato, i risultati di un sondaggio condotto dall'osservatorio coronavirus di SVG Area Studi, in cui viene fuori che oltre il 50% degli intervistati che abitano in affitto pensa che nei prossimi mesi potrà avere difficoltà a pagare il canone, il 16% sicuramente, il 34% probabilmente, e il 46% di chi abita in una casa acquistata con il mutuo penso che avrà difficoltà a pagarne le rate. In questo contesto, quindi, viene delineato attraverso questa nota il perimetro del mondo cooperativo che riguarda il settore abitativo. Si tratta, prendendo i dati dell'albo del Ministero, di oltre 8.400 cooperative, di cui 842, quindi il 10%, sono aderenti a Lega Coop. Andando molto velocemente, noi nel fare queste elaborazioni, queste note, utilizziamo diverse fonti, partiamo anche dall'albo, dai dati dell'albo, li incrociamo con i dati presenti nella banca dati AIDA Bureau van Dijk e con quelli presenti nella nostra banca dati. Praticamente viene fuori che delle cooperative presenti nell'albo, il 54% per il totale ha presentato un bilancio nell'ultimo anno disponibile recentemente, che è il 2018 o il 2019, e la differenza di cooperative che non ha presentato un bilancio è dovuta in parte a cooperative neocostituite, in parte a imprese non più attive, mentre una quota significativa sono imprese che meriterebbero, che meriteranno successivi approfondimenti. Per le cooperative aderenti a Lega Coop, la quota di cooperative che hanno presentato un bilancio è molto più elevata perché si arriva all'80%. Andando sempre molto velocemente, questi sono i dati del settore che fa riferimento alle cooperative attive con un bilancio. Parliamo di un settore cooperativo che realizza nell'ultimo anno disponibile oltre 900 milioni di fatturato
una perdita complessiva di oltre 88 milioni, però la cosa più interessante è vedere l'incidenza delle cooperative Legacoop sul totale, che avevamo visto essere il 10% come numero di imprese, in realtà è il 15% se consideriamo quelle con bilancio disponibile. In termini di produzione arriviamo al 38%, di capitale il 46%, di patrimonio l'88%, quindi le cooperative di abitazione Legacoop sono, dal punto di vista del patrimonio, quasi prevalenti rispetto al totale. Questo per l'alta incidenza delle cooperative a proprietà indivisa, che comunque hanno un patrimonio molto più elevato, anche perché utilizzando una legge del 2006-2007 hanno potuto rivalutare gli immobili che avevano in dotazione. Quindi abbiamo un'incidenza rispetto al totale del patrimonio molto molto elevata. A conferma di quanto avevo detto a proposito della distribuzione delle imprese, anche per le cooperative di abitazione, oltre il 50% delle cooperative è presente geograficamente come numero nel sud del paese. In queste due mappe invece vengono presentati la distribuzione per fatturato e possiamo vedere che la distribuzione è rovesciata, in quanto nell'area nord-ovest del paese, a sinistra la mappa in blu fa riferimento alle non aderenti a Legacoop, a destra quelle aderenti, e si vede che nel nord-ovest del paese si realizza oltre il 41% della produzione complessiva grazie all'apporto soprattutto della Lombardia. Dal punto di vista della patrimonializzazione, ciò trova ancora di più conferma. Quindi viene confermato anche in questo studio, ma come verrà poi ulteriormente confermato anche nel prossimo che fa riferimento alla cooperazione sociale, il maggior numero di imprese è nel sud, ma quelle più strutturate sono nell'area nord del paese. Andando di corsa, passo all'ultima, per quanto mi riguarda, presentazione che riguarda le cooperative sociali italiane, ma va fatta una breve premessa, in quanto il settore della cooperazione sociale è un settore che ha visto in questi mesi, vede in questi mesi a rischio oltre 200.000 occupati, che erogano servizi di assistenza a oltre 6 milioni di italiani. Mi riferisco ai presidi sociosanitari, sociali ed educativi, che rischiano il tracollo visto l'attuale situazione. Ci sono moltissime famiglie che non hanno potuto usufruire della possibilità della presa in carico di anziani, disabili, di persone con dipendenze per la chiusura di centri diurni o l'interruzione dell'assistenza e cura domiciliare, oltre che l'interruzione dei servizi educativi. Quindi una gran parte della cooperazione sociale sta avvertendo in maniera molto, molto forte questa crisi. Per quanto riguarda anche qui, per delineare quello che è il perimetro della cooperazione sociale, parliamo di oltre 24.000 imprese, di cui il 10% sono imprese aderenti a Legacoop. Il 46% per il totale, il 49% per Legacoop, quindi non ci sono grandi differenze, sono cooperative sociali di tipo A, quindi che riguarda l'assistenza. Il 13% sono cooperative miste, mentre una quota più piccola, tra il 27 e il 28%, sono cooperative di inserimento svantaggiati, cooperative di tipo B. E anche qui c'è un problema tra le cooperative che presentano un bilancio rispetto a quelle che sono presenti nell'albo, anche se l'incidenza di quelle che hanno presentato un bilancio è più elevata rispetto alle cooperative di abitazione, perché parliamo di un 71% per il totale e di un 86% per le cooperative aderenti a Legacoop. E vediamo riportati in questa tabella i principali indicatori, cioè parliamo di un settore che realizza quasi 16 miliardi di fatturato, 15 miliardi e 7, e presentava un utile complessivo di esercizio di oltre 156 milioni e dà lavoro a oltre 437 mila persone. Questa è l'incidenza delle cooperative aderenti a Legacoop, 13% del numero, ma in termini di produzione, di utile e di occupati vediamo come i valori sono molto, molto più elevati. Infine, anche per la cooperazione sociale, come avevo accennato, trova conferma nel fatto che nel sud del paese
è concentrato il 48% delle strutture, ma la quota di fatturato è solamente il 18% e l'occupazione il 22%. Quindi, diciamo, sono stato nel mio quarto d'ora previsto, e queste sono proprio in estrema sintesi i risultati, ma molto molto schematici e sintetici, di quanto emerge da queste tre note che abbiamo elaborato. Naturalmente, per tutti gli approfondimenti noi rimanderemo ai materiali che abbiamo nel nostro sito, che è areastudi.legacoop.coop, e sulla base dell'analisi di quei materiali, chi voglia naturalmente contattarci, scrivere, sollecitare ulteriori studi o chiedere degli approfondimenti, troverà la nostra disposizione. Andrea Cori, darei la parola a te. Come vi hanno anticipato i miei colleghi, io vi parlerò dei risultati di uno studio che si è focalizzato su due dei settori che per ragioni diverse sono tra i più colpiti da questa emergenza. Allora, partiamo dalla metodologia di ricerca, perché, come diceva Mattia, questi studi si sono basati sull'utilizzo dei codici Ateco, e il motivo è cercare di uniformare il nostro lavoro alle politiche di contenimento della crisi di questo periodo, che sono sempre più incentrate su una riclassificazione per settori sulla base della classificazione ISTAT utilizzata. Si sono utilizzati i codici Ateco primari delle imprese disponibili sulla banca dati AIDA Burundic. La ripartizione dei codici Ateco per le filiere e i settori analizzati fa invece riferimento a un documento del Ministero dello Sviluppo Economico, nello specifico filiere produttive e territori, che esclusivamente nel caso del settore turistico, culturale e ricreativo è stato integrato con l'inserimento di alcuni codici Ateco tenendo conto delle specificità del movimento cooperativo. Sono state considerate solamente le cooperative attive, e per cooperative attive si intendono tutte le imprese che alla data di estrazione non risultavano avere procedure concorsuali in atto e avevano depositato almeno un bilancio nell'ultimo biennio, ad esclusione delle nuove nate, ovvero le imprese nate a partire dal 1 gennaio 2016. Le classi dimensionali utilizzate invece fanno riferimento ai parametri forniti dalla Commissione europea. Allora, per quanto riguarda il settore turistico, culturale e ricreativo, do alcuni dati, diciamo, di contesto, perché, diciamo, un recente studio dell'Istat ha stimato che nel trimestre corrente le perdite generate dalle misure di contenimento ammontano a circa il 20% delle presenze annuali registrate dal settore turistico ricettive, e l'indotto che fa riferimento al turismo straniero perso in questi tre mesi è pari circa a 9,4 miliardi di euro. E per la specificità dei servizi offerti in questo specifico settore, è chiaro che probabilmente queste non saranno recuperate nel corso dell'anno. Quindi parliamo di una perdita già stimabile come perdita annuale. E da un punto di vista dal punto di vista della cooperazione italiana, senza distinzione associativa, lo studio ha rintracciato 5.630 cooperative attive nei settori considerati, di cui 5.080 con dati di bilancio. La differenza sta nelle cooperative nuove nate, che ancora non hanno depositato il bilancio in Camera di Commercio. Queste cooperative per il 50% sono attive nei servizi turistici, nelle strutture ricettive e nei servizi di ristorazione, mentre il restante 50% è più o meno ovviamente distribuito fra le attività artistiche, culturali e di eventistica e le attività sportive e di intrattenimento.
Complessivamente l'occupazione totale ammonta a 74.336 dipendenti e le imprese considerate generano un volume d'affari di 3,2 miliardi di euro, sempre parlando della cooperazione italiana, e un risultato di esercizio complessivo di 12,6 milioni di euro. E c'è da sottolineare che le imprese attive nei servizi turistici e nelle strutture ricettive, nei servizi di ristorazione, occupano il 59% del numero di dipendenti totali e generano il 68% del valore della produzione e il 116% del risultato di esercizio complessivo. Da un punto di vista strettamente associativo, invece, sono 1.085, il 19% del totale, le cooperative aderenti a LegaCoop, di cui 1.065, di cui abbiamo i dati di bilancio disponibili. Più o meno la distribuzione fra i tre microsettori considerati corrisponde a quanto visto sul campione senza distinzione associativa. E, da un punto di vista, diciamo, di peso delle imprese aderenti a LegaCoop, è, diciamo, un dato interessante quello che fa riferimento al peso delle cooperative rispetto al numero di dipendenti, che è circa il 59% del totale della cooperazione italiana, al volume d'affari, che corrisponde al 60% in questo caso, e al 133% relativo al risultato di esercizio complessivo. E questo fa riferimento solamente al 19% in termini di numerosità campionaria. Allo stesso modo, come già visto nel campione complessivo, nelle cooperative attive nel microsettore dei servizi turistici, ricettivi e di ristorazione, sono occupati il 70% dei dipendenti totali delle cooperative aderenti a LegaCoop, il 79% del valore della produzione e il 102% del risultato di esercizio. Le cooperative di grandi dimensioni sono 4. E queste 4 sono attive, due attive nei servizi di ristorazione e due nel settore delle attività artistiche, culturali e di eventistica. Queste 4 grandi cooperative occupano il 73% degli addetti delle cooperative aderenti a LegaCoop e sviluppano il 99% dell'utile e il 76% del volume d'affari totale delle imprese aderenti a LegaCoop. Questo invece è uno sguardo sui settori associativi di LegaCoop, dove Culture Media è l'associazione più rappresentativa in termini numerici, con il 34,6% delle imprese aderenti, ma si sottolinea come le imprese aderenti a LegaCoop Produzione e Servizi, nonostante una numerosità non superiore al 20%, occupano il 69% dei dipendenti e generano il 77% del volume d'affari delle imprese aderenti. Allora, discorso diverso riguarda invece la filiera dei trasporti e logistica, perché se da un lato, per quel che riguarda il comparto del trasporto dei passeggeri, il settore ha subito di fatto un blocco dell'attività produttiva e quindi il discorso, segue quanto già detto per il settore turistico, il discorso sull'impatto, e invece per quel che riguarda i microcomparti della logistica, del trasporto merci, in questo caso le imprese attive in questi settori hanno in questo periodo svolto un'attività fondamentale e strategica per il paese, garantendo l'approvvigionamento continuo di beni di prima necessità in primo luogo, ma
diciamo, il calo della domanda di consumi non strettamente alimentari o sanitari e l'adeguamento necessario alle impostazioni di sicurezza fornite dalle istituzioni hanno fatto sì che si creasse una chiara inefficienza produttiva nei trasporti sia su ruota che da un punto di vista marittimo, che probabilmente genereranno e stanno generando una inefficienza nel sistema produttivo di un comparto che si sta rivelando diciamo necessario per l'andamento e la continuazione delle attività produttive nel nostro paese. Detto questo, in Italia lo studio ha rilevato 5.848 cooperative attive nella filiera trasporti logistica in maniera complessiva, di cui 5.091 con bilancio, mentre le cooperative aderenti alle CACOP sono l'8%, il 462, di cui 459, quindi la quasi totalità, con bilancio. Nello specifico, oltre il 75% del numero delle imprese in questa filiera è attiva nei microcomparti della logistica e del trasporto merci. Soprattutto il 49% del valore della produzione, il 67% degli occupati totali fa riferimento alle imprese che operano nel settore della logistica. C'è un dato, diciamo, interessante che viene fuori dal rapporto fra numero di occupati e capitale sociale, che indica come il settore della logistica sia tra i settori analizzati quello a più alta intensità di manodopera. I dipendenti totali della filiera trasporti e logistica sono 181.719, mentre il volume d'affari generato in maniera complessiva è di 10 miliardi di euro. Andando nello specifico delle imprese aderenti, abbiamo visto come sì, da un punto di vista di incidenza numerica sul campione senza distinzione associativa, le imprese della CACOP corrispondono al 9% considerando quelle con bilancio, occupano il 19%, quindi anche in questo caso c'è, diciamo, un peso più rilevante per quanto riguarda l'occupazione e il volume d'affari, perché occupano il 19% della forza lavoro totale nella filiera trasporti e logistica e il 26% del volume d'affari, 2,7 miliardi di euro. Sono tre le cooperative di grandi dimensioni in questo caso, tutte nella logistica, e che presentano complessivamente in realtà una perdita d'esercizio pari quasi a 30 milioni e che è praticamente la quasi totalità della perdita registrata in maniera complessiva dalle imprese di trasporti e logistica aderenti. Anche in questo caso il comparto della logistica mostra, diciamo, un peso più elevato per quel che riguarda la forza lavoro e il valore della produzione. Infatti il 75% dei dipendenti è occupato nelle imprese che operano nel settore della logistica e il 52% del valore della produzione si concentra nelle medesime imprese. Il capitale sociale complessivo delle imprese aderenti alle CACOP in questa filiera è di 137 milioni di euro. Da un punto di vista regionale, scusate, di distribuzione territoriale, il 60% delle cooperative aderenti alle CACOP è distribuito nelle aree del centro e del nord-est del paese. L'Emilia-Romagna è la regione che presenta il più alto numero di imprese in questa filiera, 88, e dove si concentra il 43% del valore della produzione totale. Seguono per numerosità la Toscana, il Veneto, la Sicilia e la Lombardia.
c'è da sottolineare che solamente l'8% delle imprese del campione è invece ha sede legale nel sud, nelle isole del paese. E io ho concluso. Insomma, questi sono dati che la nostra idea è di utilizzare questi dati e di rendere disponibili questi dati chiaramente per permettere da un lato una migliore comprensione di cosa sta succedendo e poi appena sarà possibile ripartire anche poter andare a verificare poi quelli che sono stati gli effettivi impatti di questa situazione di emergenza. Una doverosa precisazione da parte mia, che mi è scappata prima, ma la dico ora, una parte non irrilevante del lavoro che noi facciamo, in particolare in questo raffronto fra la cooperazione fra le imprese nostre associate e la cooperazione italiana, noi lo conduciamo in un importante per noi sul piano strategico, ma anche sul piano proprio della ricerca operativo, coordinamento con gli uffici studi dell'Alleanza delle Cooperative, quindi di Confcooperative di AGC, con il quale in queste settimane abbiamo prodotto costantemente note sugli aspetti considerati appunto più di servizio per le nostre imprese e le nostre associazioni. L'altro aspetto è il seguente. Noi, come avrete visto, tendiamo sempre ad effettuare un raffronto fra la cooperazione organizzata e l'universo delle cooperative italiane. Questo raffronto è importante per vari aspetti che adesso sono rimasti impliciti per garbo nelle relazioni di Cori e di Linguiti, li esplicito io, diciamo che intanto danno l'idea che la cooperazione organizzata, e quindi ci forniscono un elemento di realtà in questo senso, è sovente più solida della cooperazione non organizzata. In alcuni aspetti, per esempio come quello della distribuzione territoriale o settoriale, emerge chiaramente, anche se poi bisognerà entrarci dentro con maggiori, diciamo così, con ricerche più approfondite, emerge chiaramente che all'interno della cooperazione non organizzata, quindi non associata alle centrali cooperative, risiedono ampi spazi di cooperazione non vera, spuria, di falsa cooperazione. Perché quando noi vediamo quella inversione di tendenza fra il numero di cooperative e i patrimoni, i valori della produzione, l'occupazione, significa chiaramente che nella cooperazione organizzata alcuni parametri sono più solidi, forse perché sono collocati in realtà più solide, ma anche che per converso dalle altre parti ci stanno dei fortissimi rischi di sacche. Lusetti l'altro giorno ha veicolato, diciamo così, anche qui un rilievo che abbiamo effettuato nella percezione dell'opinione pubblica italiana, il rischio, e si è visto stamattina anche in operazioni, diciamo, di polizia giudiziaria, il rischio che in fasi come questa l'ampliamento dell'economia illegale in questo paese sia veramente un rischio per la concorrenza, oltre che per la tenuta economica della sana economia, della sana, e quindi anche della sana cooperazione. Il terzo elemento che volevo mettere in rilievo, però, che è parzialmente in controtendenza, è che la presenza cooperativa in tutte le zone di questo paese, anche della cooperazione nostra organizzata dalla Lega delle Cooperative, è, al contrario del punto precedente, diciamo così, un presidio sociale, un presidio necessario sia dal punto di vista della legalità sia dal punto di vista della tenuta sociale del paese, perché anche laddove noi vediamo realtà magari meno preponderanti dal punto di vista delle dimensioni economiche, noi vediamo che la tenuta occupazionale spesso in alcune zone è anche, avviene anche grazie al permanere della cooperazione. E poi dopo sto zitto definitivamente, cioè non definitivamente, diciamo, sto zitto per passare la parola ad altrui. Un aspetto non irrilevante che va insieme ai risultati, naturalmente parlando di dati, di numeri, in una fase di grandissima crisi economica l'impressione è di dare brutte notizie, però
in realtà c'è anche un aspetto di cui noi dobbiamo tenere conto. La cooperazione in queste settimane ha tenuto e i sondaggi che abbiamo effettuato sulla percezione degli italiani rispetto ai settori, rispetto ai comparti in cui vedevano la cooperazione, sono molto indicativi del fatto che l'opinione pubblica abbia visto le cooperative dove hanno resistito e dove stanno operando, e infatti hanno elencato i settori sociosanitario, i settori dell'agroindustria, i settori della pulizia e della sanificazione, i settori della grande distribuzione alimentare. Questo significa che anche in un momento di crisi, in presenza di numeri come quelli che abbiamo visto, la presenza cooperativa si è caratterizzata per essere comunque un presidio all'interno dell'economia e per fornire i servizi che doveva, per come poteva, diciamo così, nei confronti dei cittadini. Io darei la parola, adesso scusate se l'ho fatta lunga, ma era per introdurre il secondo blocco. Ringrazio di nuovo moltissimo il professor Del Bono e il professor Moni di essere con noi. L'invito è stato fatto anche per ribadire, diciamo così, che il lavoro che noi facciamo con i nostri partner di ricerca vede fra questi partner di ricerca, e speriamo che sia sempre più così, diciamo, anche i due master di Bologna e di Roma, all'interno del quale noi tentiamo di essere presenti a seconda delle esigenze anche di poter portare diciamo gli elementi che ci caratterizzano, ma che riteniamo appunto due baluardi per la circolazione della cultura cooperativa e speriamo anche la riproduzione della cultura cooperativa anche sui numeri, diciamo. Darei la parola a Flavio, se vuoi intervenire tu. Sì. Ti ringrazio. Riprendo brevemente intanto due o tre spunti che sono venuti fuori sia dalla ricerca ma anche dalle suggestioni di Mattia. Una è, anche guardando i dati, è che probabilmente sarà ancora più utile avere dei dati che distinguono tra cooperative associate e cooperative non associate, nel senso appunto di dati ACI, ecco, per intenderci, perché alla fine abbiamo visto che una differenza importante, qui la vediamo tra cooperative aderenti a LegaCoop e non aderenti in generale a LegaCoop. I non aderenti a LegaCoop, se riuscissimo a separarli tra non aderenti a nessuna e aderenti invece a GC o con cooperative, avremmo uno spaccato, come dire, una biforcazione che non solo sarebbe coerente, diciamo, con alcuni elementi strategici, come diceva il professor Granata, ma anche per gli studiosi sarebbe un elemento discriminante, importante. Primo. Secondo, non mi sorprendono alcuni elementi per quanto riguarda la distribuzione territoriale. Questa è una conferma importante, no? Cioè, noi, anche gli stranieri, no? Come dire, hanno un'idea che il distretto cooperativo italiano o mondiale sia quello più o meno emiliano-romagnolo con qualche propaggine toscana o così via. E la risposta è, questo è corretto se si guarda, come dire, ad alcuni indicatori. Se si guarda semplicemente al numero di imprese, la regione italiana con più cooperative è la Sicilia, tanto per intenderci. Quindi il piccolo particolare è che il numero medio di addetti, i dati sono di 2 o 3 anni fa, il numero medio di addetti per cooperativa siciliana è 5, il numero medio di addetti per cooperativa emiliano-romagnola è 50. E quindi, come dire, quando si vanno a fare i confronti territoriali, che siano nazionali o no, ricordiamoci sempre appunto che c'è questa continua dicotomia che è emersa anche qui, no? Cioè là sono tante, ma sono più piccole, con pochi addetti, in molti casi con dei risultati d'esercizio negativi, e quindi, come dire, la distribuzione geografica delle imprese è profondamente poco correlata con la distribuzione territoriale degli indicatori che ci interessano, valore aggiunto, occupati, peso rispetto all'economia. Due altre osservazioni. Intanto, le imprese, noi abbiamo visto qua dati sull'ultimo bilancio, che immagino in molti casi sia il 2018, anche per ovvie ragioni
i bilanci del 2019 dovevano essere approvati in questi mesi, in molti casi sono state rinviate e così via. Le imprese aderenti alla Lega Coop rispetto al resto del mondo sono più grandi, che questa è una conferma, vanno meglio, e anche se c'è un altro aspetto che mi preme sottolineare, per esempio il settore della logistica e dei trasporti, dove Lega Coop è poco presente come numero di imprese, l'8% se non ricordo male, il 9% di quelle che hanno presentato i bilanci, e giustamente Andrea ha detto questo è il settore con il settore più labor intensive, nel senso di con il rapporto più squilibrato, diciamo così, tra addetti e capitale sociale. Cioè vuol dire, come per usare l'espressione degli economisti, è un settore labor intensive, prendendo come misura del capitale il capitale sociale, che è quello che ti emerge dai bilanci. Perché dico che questo è un settore che richiama la nostra attenzione in modo particolare? Ovviamente per quelle che saranno le conseguenze della pandemia, perché è del tutto evidente che più un settore labor intensive è più fragile dal punto di vista del capitale sociale, perché mi spaventa sia il numeratore che il denominatore, cioè ci sono tante persone che operano in cooperative che hanno mediamente un capitale sociale molto esiguo, è questo che rende il rapporto molto squilibrato, saranno imprese molto vulnerabili o già in difficoltà, perlomeno quando non coinvolte nella movimentazione di beni, tra virgolette, essenziali, come diceva giustamente Andrea, cioè quelli alimentari, per intenderci, o sanitari. Io credo che in prospettiva ci sia, ed è anche un invito che faccio a tutti, e in particolare a mio amico e direttore Salvatore, ci sia bisogno di avere al momento giusto, oggi sarebbe troppo presto, perché siamo ancora troppo coinvolti nella pandemia e poi forse non abbiamo ancora le domande giuste da porre, però di fare un esame sulla cosiddetta resilienza delle imprese cooperative. Questo lo abbiamo fatto, l'ho fatto io, anche grazie ai dati che mi ha fornito Francesco, a suo tempo guardando alla crisi del 2008, e guardando cosa è successo nelle imprese cooperative rispetto alle non cooperative in alcuni settori, guardando come variabili di riferimento l'occupazione, se è vero ed è vero che le imprese cooperative hanno avuto mediamente un atteggiamento anticiclico con l'esclusione delle costruzioni, ma lì il problema non è la forma giuridica, come sappiamo, le imprese costruzioni sono state spazzate via dai fenomeni ben noti. Però il tema della resilienza sarebbe, secondo me, interessante, ovviamente non potrà che essere un'analisi di breve periodo per i dati a disposizione, però verso fine anno poter avere un campione rappresentativo delle imprese cooperative, rilevando che cos'è, quindi le prechiusure, tra virgolette, del 2020, e a quel punto probabilmente anche i dati definitivi, i bilanci del 2019, poter analizzare, appunto, usando come chiave o come interrogativo la resilienza, a confronto con imprese non cooperative, e sono tante ovviamente, operanti negli stessi settori. Non solo, di capire se per quali motivi sono stati resilienti, quali sono stati i loro punti di forza. Procedo per analogia. In questo lavoro fatto con un mio collega di Manchester, su un campione di imprese cooperative della produzione e lavoro di Lega Coop, si è visto che nel periodo 2010, 2009, 2010, 2011, ma poi questo è stato confermato anche negli anni successivi, le imprese cooperative, ripeto, lasciamo stare le costruzioni, operavano in altri settori, hanno avuto una performance mediamente, nettamente migliore delle imprese non cooperative, ok? Per quale motivo fondamentalmente? Perché avevano più riserve. Perché nel periodo in esame precedente, quindi nei 10-15 anni precedenti, avevano portato a riserva non obbligatoria una quota cospicua di quelli che erano stati gli utili. Mentre, per esempio, guardando campioni tipo quello di Mediobanca nei settori comparabili, era successo che, vado a memoria, il 75-80% degli utili delle non cooperative erano state distribuite sotto forma di dividendi
sotto gli utili distribuiti dall'impresa cooperativa sul 5%. E questo vuol dire che si erano patrimonializzate, si erano robustite e hanno potuto, diciamo, attraversare la crisi sopportandola meglio sia dal punto di vista dell'occupazione che dal punto di vista del ricorso agli ammortizzatori sociali. Perché dico questo? Non solo per un interesse accademico, il mio obiettivo non è di scrivere un altro articolo, più magari lo facciamo insieme a Salvatore, ma perché ci consentirebbe intanto di avere delle chiavi di lettura, cioè perché le cose sono andate come sono andate o stanno andando, e secondo, ancora una volta, per cercare di rispondere al, diciamo, evergreen interrogativo: che differenza c'è tra le imprese cooperative e le altre? Che credo sia uno dei punti di vista, come dire, uno degli interrogativi, credo, le cui risposte vanno poi, come dire, interpretate e collegate a quello che sono i fondamenti, a quelli che sono quello che è il manifesto dei principi, a quello che è la mutualità tra cooperative, eccetera, eccetera. Un ultimo commento sulle cooperative sociali. Per tanti motivi, non solo perché molti partecipanti al MUEC di Bologna vengono dalle imprese cooperative sociali, ma perché sono state, tanto sono tante, primo. Secondo, sono state particolarmente colpite dalle cose che avete spiegato, molto convincentemente, no? Cioè il fatto dell'interruzione di servizi, il fatto che le persone non potevano uscire, eccetera, eccetera. Allora, io credo che lì sia molto importante cercare di capire, quindi diciamo un focus specifico sulle cooperative sociali, diciamo dove la loro presenza è significativa, quindi non mi interesserebbe indagarle in Sicilia o in Calabria per intenderci, ma piuttosto in Emilia, in Toscana, in Lombardia, in Piemonte o in Veneto, dove la loro presenza è significativa non in termini di numerosità, ma in termini di valore della produzione e di addetti, per vedere come quelle che sono andate meglio si sono comportate, per esempio si sono relazionate alla pubblica amministrazione, che in molti casi, specie per le cooperative di tipo B, ma non solo, è il principale committente. Cioè come hanno rinegoziato, per esempio, i loro contratti, le loro convenzioni con i comuni o soggetti sanitari o altro. Perché dico questo? E concludo. Perché tra le tante cose che si dicono adesso dovremo cambiare in futuro, eccetera, e se si crede che il terzo settore sia appunto uno dei tre pilastri, per dirla con l'economista Rajan, che ha scritto un libro appunto sul terzo pilastro, intendendo la comunità e il terzo settore, gli altri due pilastri essendo Stato e mercato, se si ritiene, come io ritengo, che i rapporti tra questi tre pilastri debbono evolvere in modo diverso, e se si ritiene, come i dati ci dicono, che le cooperative sono parte fondamentale di quel terzo pilastro, allora le varie esperienze in campo devono essere comprese sia come best practice, quando hanno successo, sia da evitare per quanto riguarda i rapporti sia con il pilastro mercato, sia con il pilastro Stato, nel senso di pubblica amministrazione, perché è chiaro che qui le esperienze locali hanno come interlocutore evidentemente i comuni o in alcuni casi le autorità sanitarie competenti. Io mi fermerei qua. Grazie Flavio. Passando la parola a Salvatore, lo dico in forma di battuta, diciamo così, per togliere la soluzione di continuità, che siamo assolutamente a disposizione con voi per studiare la resilienza delle cooperative, perché se saranno state resilienti vorrà dire che saranno sopravvissute in grande quantità, e in questo momento dobbiamo tutti lavorare perché questo accada, diciamo. Prego Salvatore. Quello di fare rete per chi si occupa di imprese cooperative, più che un bisogno, ormai è diventato quasi un dovere che noi abbiamo, quindi insomma a volte, presi dalle cose, che dagli impegni quotidiani, dedichiamo poco spazio a questo, invece credo che sia ormai un elemento che è determinante, perché diciamo, nella situazione attuale non è impossibile farne a meno. Quindi questo, ti ringrazio quindi per l'opportunità, per essere qui a discutere insieme al Centro Studi dell'Alleanza Cooperativa e a Flavio, direttore del Master di Bologna. Poi grazie per i dati, perché un elemento centrale oggi nel dibattito è la disponibilità di buoni dati. Questo è un elemento, io in queste ore proprio stavo cercando un po' di, mi occupo di disuguaglianza, quindi cercavo un po' di comprendere come
come l'emergenza sanitaria che si è trasformata immediatamente in emergenza economica e sociale stia incidendo anche da un punto di vista delle disuguaglianze. Quello che manca, vedo, è la disponibilità dei dati buoni, dati su cui lavorare, e quindi il lavoro che voi fate è un lavoro, insomma, essenziale per qualsiasi analisi. Quello che sta accadendo in queste ore è uno sconvolgimento incredibile. Tu l'hai accennato, Mattia, nella tua introduzione, però io vorrei proprio veramente molto brevemente cercare di capire. Probabilmente noi la settimana scorsa il Fondo Monetario ha dato qualche dato, ci troviamo di fronte ad una situazione in cui probabilmente ci sarà una diminuzione del PIL globale del 3%. La stima precedente del 2019 prevedeva un aumento del 3%, che non è semplicemente quello che ci troviamo, ma anche quelle che erano le aspettative delle imprese, no? Ma soprattutto questa diminuzione globale del 3% non è una diminuzione simmetrica, perché è vero che, come tu ricordavi, la crisi riguarda tutti, ma non colpisce tutti nella stessa maniera. Questo è evidente. Per dare qualche numero, l'Eurozona, sempre il Fondo Monetario, stima per l'Eurozona una diminuzione del 7,5%. All'interno dell'Eurozona, la stima fatta per l'Italia è una stima ancora superiore. È probabilmente il paese che subirà il danno maggiore rispetto a quello che sta succedendo. È vero che stiamo parlando, diciamo, di cose che cambiano continuamente, quindi difficili, però su questo abbiamo abbastanza una certezza. Tutti i paesi vedranno una riduzione del prodotto interno lordo, gli Stati Uniti del 5,9%. Gli unici due paesi che probabilmente avranno un valore positivo sono la Cina e l'India, con una crescita intorno all'1-1,2%. Comunque una crescita che, soprattutto in quei paesi, è un rallentamento forte rispetto alle situazioni precedenti, ma che soprattutto rischia anche di minare la stabilità interna di quei paesi che ovviamente necessitano di crescite importanti per mantenere i livelli di produzione e di occupazione. Perché dico questo? Perché questa premessa? Quindi, perché, cioè, in questo contesto è chiaro che le imprese che si trovano ad operare sul mercato devono considerare che ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale. E questo lo diceva Flavio nel suo intervento. Le imprese cooperative, io credo che si trovano in vantaggio per certi aspetti nei confronti delle imprese, diciamo, non cooperative, proprio per delle condizioni che sono sia di carattere strutturale, che sono quelle che richiamava Flavio, cioè nel senso di solidità e di dimensione che le caratterizzano, ma anche per comportamenti. E questo credo, a me è capitato in questi giorni, come sono sicuro è capitato anche a voi, di parlare con alcuni presidenti di imprese cooperative. E la cosa che mi ha colpito è come immediatamente, appena la crisi è partita, la prima cosa che hanno fatto quasi tutte le imprese cooperative con cui ho parlato è stata una riduzione dei salari di tutte le fasce, soprattutto delle categorie del top management, che hanno immediatamente diminuito. Guardate, con un presidente di Worker Buyout con cui ho parlato, mi hanno detto che immediatamente lo hanno fatto del 20%, appena c'era stato il sentore della crisi. Quindi qual è l'insegnamento, per rispondere anche poi alla che colgo molto volentieri, diciamo, all'invito di Flavio sulla resilienza? Che le imprese cooperative, diciamo, hanno una caratterizzazione strutturale che le rende solide, quindi sono pronte per affrontare la crisi, ma soprattutto hanno nel loro DNA, e qui entra in gioco sempre il discorso che sia Flavio, sia te, sia Andrea, facevate sulle imprese cooperative, diciamo, dell'ACI e quelle fuori che non si sa, quel DNA, quando le imprese cooperative sono vere, è un punto di forza importantissimo, è un punto di forza che già caratterizza il mondo cooperativo, diciamo, quello vero, ma che probabilmente lascia aperte ancora delle potenzialità, cioè dello spazio, che le possono rendere ancora più forti. Cioè, c'è stato quello che è successo purtroppo negli anni scorsi, in buona fede molto spesso, c'è stata una rincorsa da parte del mondo cooperativo verso il mondo non cooperativo,
pensando che quel mondo non cooperativo fosse più efficiente, fosse più capace di stare sul mercato. Cioè manteniamo le nostre caratteristiche, però dobbiamo prendere molto da loro perché poi sono più bravi. Ecco, i numeri, quello che è successo negli anni scorsi, quello che sta succedendo anche oggi, invece ci dicono che, secondo me, le caratteristiche proprio dell'impresa cooperativa sono caratteristiche importanti. Dico questo, ovviamente, non pensando che l'impresa cooperativa sia l'unica tipologia di impresa in grado di supportare. Mi è capitato spesso di parlarne con Mattia, con cui abbiamo discusso spesso di questo tema. Io sono per la biodiversità imprenditoriale, dico di solito, consapevole che sul mercato è importante che siano presenti imprese pubbliche, imprese private e imprese cooperative, perché ognuna di queste tipologie di imprese svolge al meglio quella che è la sua missione. Il problema è che a volte, e questo non succede alle imprese cooperative come succede alle imprese pubbliche e a quelle private, qualcuno si dimentica di quello che è la mission, diventa qualcos'altro, e allora nel fare questo perde, oltre che la propria caratterizzazione, anche diventa meno efficiente. Un'ultima battuta, dicevo che la crisi non colpisce tutti alla stessa maniera, parlavamo dell'impatto sull'economia del paese, e questo chiaramente anche per quanto riguarda le tipologie di imprese sono colpite diversamente. Nei numeri che richiamavo, quelli sulla Cina e gli Stati Uniti, per esempio, c'è un dibattito abbastanza importante in queste ore sul rischio che corrono soprattutto la leadership statunitense per aver lasciato troppo spazio alla manifattura cinese, no? Quindi di aver perso alcune caratteristiche. Oggi questo rischia di essere, e soprattutto alcune filiere che sono rilevanti, soprattutto in questa fase di crisi, penso a quella sanitaria che è concentrata prevalentemente in Cina, e quindi questo potrebbe dare una forza competitiva a quel paese. Credo che anche in Italia quindi ci saranno, a seconda delle filiere produttive, degli impatti diversi. In questo la crisi, come sempre capita nelle crisi, si deve cercare di cogliere l'opportunità, quindi una trasformazione. Dico una cosa che ripetono tutti, ma tutti noi ne siamo un po' figli, anche laddove è possibile la digitalizzazione, l'innovazione, tenendo conto di quelle che poi sono le caratteristiche ovviamente delle diverse tipologie di imprese. Però in questo credo che il management del cooperativo, come il management anche non cooperativo delle altre imprese che sono di fronte a questa sfida, non possono rimanere fermi, devono necessariamente cercare di aprirsi. In questo credo che i nostri master, quello di Bologna come anche quello di Roma, noi abbiamo un ruolo importantissimo, perché il nostro ruolo è quello di formare la classe dirigente cooperativa dei prossimi anni. E questo, quello che sta avvenendo in queste ore, è la dimostrazione ulteriore che non è sufficiente, quando noi formiamo la classe dirigente, mettere a loro disposizione buone nozioni di diritto, di management o di economia, chiaramente essenziali. Noi dobbiamo formare dei management cooperativi, e dobbiamo richiedere ai management cooperativi che oggi hanno la responsabilità di guidare le imprese cooperative di fronte a questa sfida, di essere aperti al mondo, cioè di leggere i cambiamenti. E quando, per questo mi soffermavo anche su delle componenti apparentemente strane, no? Sull'aspetto globale, leggere i cambiamenti, perché quei cambiamenti che stanno così forti, così intensi, il nostro paese, non lo devo ricordare io a voi, ma il nostro paese è l'unico che ancora non si era ripreso dalla crisi del 2008. In questo contesto noi arriviamo. Oltre a questo, un debito che ormai ha assunto delle proporzioni, anche per i più ottimisti, preoccupanti. C'è poco da fare, perché è inutile, adesso non se ne parla, però probabilmente in questa situazione noi abbiamo bisogno di una classe dirigente, dove per classe dirigente, non, con tutta ovvietà, non faccio riferimento esclusivamente alla classe politica, ma alla classe delle imprese, di chi ha responsabilità come noi all'interno di istituzioni, dell'università, di formare i manager del futuro, la classe dirigente del futuro, in grado di comprendere i cambiamenti, perché noi ci troviamo di fronte a un bivio. Se ci si trova il paese, ci si trova anche il mondo cooperativo. Cioè, questo è un paese che si trova di fronte a un bivio, rischia in pochissimi anni. C'è un bellissimo libro che io ogni tanto consiglio pure agli studenti, che è Una breve storia dell'Italia di Carlo Maria Cipolla, in cui racconta praticamente come l'Italia, da essere un paese ricchissimo del Rinascimento, improvvisamente in pochi
in poche decine di anni si trova ad essere un paese povero e poi torna ad essere ricco in un'altra fase storica. Ecco, guardate, quando si scivola verso la povertà, non neanche ci si accorge di questo. Passano 20, 30, 40 anni e noi rischiamo di perdere tutto quello che abbiamo costruito in tantissimi anni. E di questo, in questa sfida, il mondo cooperativo, diciamo, ha un ruolo importantissimo. Le donne, gli uomini del mondo cooperativo che operano nel coro hanno una responsabilità e poi, insomma, sono anche una parte importante del sistema occupazionale del paese, insomma, voglio dire, quindi una ricchezza da tutelare. Grazie davvero Mattia, grazie a Flavio per l'opportunità di scambiare queste prime, insomma, io spero anzi sicuramente proverò a coinvolgervi. Spero che questo sia semplicemente il primo dei nostri incontri, in maniera che ci possiamo conoscere un po' anche, insomma, che le nostre idee, insomma, iniziano un po' a influenzare anche quelle degli altri. Insomma. Grazie a te, grazie a voi Salvatore. Tra l'altro io vi ringrazio anche di essere stati così disciplinati. Infatti la responsabilità dei 5-6 minuti di sforamento è la mia proprio per quello che stavi dicendo te ora. Io ho sempre avuto delle diffidenze sul fatto che in videoconferenze attraverso webinar si riuscissero ad alimentare discussioni non solo interessanti per chi sentiva, ma anche interessanti per chi le faceva, e invece questa volta abbiamo sforato perché io ho considerato questa discussione molto interessante e ho parlato troppo. Però vi ringrazio di essere stati con noi, ringrazio chi ci ha ascoltato e chi è con noi connesso per avere partecipato e ascoltato questa riunione dei tempi moderni e digitali. Tutti i materiali che avete visto sono disponibili sul nostro sito areastudi.legacoop.coop. Fate arrivare là delle domande, delle curiosità o dei consigli, spero in positivo, diciamo, su quello che vi può essere utile, e mi auguro che prossimamente potremo rincontrarci per condurre una nuova discussione aggiornando i focus settoriali che abbiamo presentato oggi. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. A voi.